Buongiorno amiche mie, come state? Allora, oggi per me è martedì 1 agosto, quindi benvenuto agosto. Sono le 10:20 del mattino, sto aspettando la ragazza che mi viene a fare la ceretta e devo fare anche il ritocco delle unghie, perché appunto una ne ho persa ieri, eccola qua. E io faccio gel, solitamente me le facevo da sola. E invece ultimamente non, cioè, ci vuole troppo tempo, non riesco, quindi comunque c'è una ragazza che non è che prende tanto, quindi si può fare e me le faccio fare da lei, che con neanche un'ora mi smonta e mi rimette il gel, quindi invece io da sola insomma ci metto una giornata. E niente, quindi non so cosa andremo a mangiare oggi, vi dico la verità, tutto a sorpresa. E niente, tanto lei con un'oretta qualcosa ha fatto. Sto sola, Pietro sta a casa, la nuova, e ci sono solo i maschietti con me, e Elena è uscita con mia madre, e niente, quindi questo è. E niente, voi come state? Allora, qui a casa tutto ok, ho anche lavato a terra, insomma spolverato, fatti i letti, tutto a posto. E niente, ecco, devo solo togliere questo vestito perché adesso mi sono fatta la doccia, quindi lo vado a togliere, ho lavato a terra, ho fatto il bagno, tutto a posto. Eccomi qua ragazzi, unghiette fatte, vi faccio vedere, le ho fatte rosa, rosa Barbie. Dato che stiamo in tema Barbie, è uscito questo film Barbie che stanno impazzendo tutte le ragazze. E niente, quindi adesso sono andata a cucinare, ho fatto anche la ceretta, sto a posto. E niente, andiamo a preparare il pranzo. Sto facendo un sughetto con i pomodori. Ecco qua il sughetto con i pomodori dei nonni. Ho messo un po' di olio, sale, spicchio di aglio. Ecco Christian. Lo facciamo con vabbè, un bel sughetto con i pomodori. Insomma, l'andiamo a passare. E poi Christian gli ha detto che vuole il. Che cosa ci vuoi aggiungere a questo sughetto di pomodoro? Il Il tonno. tonno. Che lui è un fan del tonno, vero Cri? E niente, papà Pietro si va a scaldare questi tortellini. Io penso mi faccio una piadina con il formaggio. Vediamo. Buona. Ma se a te il formaggio non piace, No, ma il formaggio mi piace un pochino. Vabbè, comunque, ecco, si fa questo sughetto di pomodoro e cuciniamo. Allora, ragazzi, io ho passato i pomodori. Adesso sto facendo ridurre un altro po' il sughetto. Perché è troppo liquido ancora, quindi io li ho passati, adesso lo faccio addensare un altro po' in padella. Intanto qui ho messo l'acqua sul fuoco e niente. Allora, qui ho messo la pasta, ecco qua la giro. Poi il sughetto di pomodoro si è abbastanza rappreso, solo che era tanto, quindi un po' l'ho tolto, eccolo qua, perché ci vado a condire la pastina di Alessio. Sta anche bollendo queste casseruole, sono meravigliose perché con 5 minuti praticamente l'acqua bolle, fantastiche. Ed ecco, adesso vado a mettere la pastina di Alessio. I fagioli, sì, nel frattempo guardate Elena che bella, sembra una principessa stamattina. Fatti vedere Elena, fai vedere, i fagioli, sì, i fagioli. Fai vedere il tuo vestito, girati. Fai la giravolta, fai vedere, girati tutto intorno. Mamma mia, che principessa, che bella! Anche il tonno ho aggiunto questo, avevo Rio Mare, questo tonno qua. E niente, a pranzo Pietro invece si va a scaldare questi tortellini di ieri, perché noi ragazze non buttiamo niente, quindi ci vado a mettere giusto un po' di olio sotto se li riscalda. E per me, vediamo, o vado a farmi una piadina integrale, o forse vado a farmi degli gnocchetti di mais qui dentro, levo la pasta loro e metto quelli, vediamo, ancora devo scegliere. Allora ragazze, guardate qua, ho scolato la pastina di Alessio, ci ho aggiunto una sottiletta e il sughetto di pomodoro, questo qui tolto, e quindi sto praticamente finendo la cottura in questa casserolina, e così mangio anche lui la pastina al pomodoro con la sottiletta insomma abbastanza sciolta dentro. E niente, almeno mangia pure lui, speriamo che non ci sono tanti pezzi, che lui i pezzi non li sopporta proprio. Ecco qua, la pasta qui sta continuando a cucinare e niente, mangiamo mangiamo.
Allora, la pasta è cotta, quindi la vado a scolare direttamente qua dentro. Mi sa che ho fatto troppo sugo. Vabbè, vediamo. In caso è troppo, lo levo. Lo vado a togliere, non fa niente. Innalzare ancora la fiamma. Scolo la pasta insieme a voi. Sentite qua, sta giocando l'Inter, quindi mio marito è impazzito. Sentite? E anche Christian. Se sentite questi strilli è perché sta giocando l'Inter. A casa nostra quando gioca l'Inter è così. E adesso lo vedrete da inizio campionato, per così. Allora, no, è troppo, mi sa il sugo. No, adesso lo vado prima a girare la pasta. E poi vediamo. Allora ragazze, giro perché con una mano non ce la faccio e prometto che riprendo a mescolazione effettuata, perché non riprendo mai io quando è il momento di fare i piatti, perché mi mettono fretta. Adesso sto un po' più con calma, prometto che riprendo. Allora vado a girare. Alla fine il sughetto non era tanto, va bene, perché poi Christian alla fine si bagna anche un po' di pane, fa la scarpetta, quindi va bene così. Ecco, lo faccio fare giusto perché la pasta era un po' al dentina, quindi la faccio un attimo amalgamare 2-3 minuti, poi spengo, faccio i piatti e mangiamo. Intanto qua metto a scaldare i tortellini per Pietro e... sì amore, e la pastina di Alessio, eccola qua, adesso la vado a impiattare. Sto facendo mangiare Elena, eccola qua, che vede qualcosa sul tablet. Nel frattempo, vuoi salutare? Vai, saluta. Ciao. Nel frattempo mi sta venendo l'ansia perché tra un mese iniziano le scuole. Elena inizierà l'asilo. Elena mangia da sola, guardate come mangia da sola, brava. Elena inizia l'asilo a settembre. Alessio inizierà la prima elementare e Christian la quarta. Ma quello che mi preoccupa di più è appunto Alessio, perché inizia la prima. Elena si mi preoccupa, ma relativamente, perché l'asilo è tranquillo. Alessio, oddio. Comunque, credo tra un mese inizia la scuola, stavo pensando. E vabbè, dai, non ci pensiamo. Stiamo vedendo la partita. Si sente, vi sento. Stiamo vedendo Paris Saint-Germain Inter. Cioè, stiamo ancora 0-0. Ah, ok. Figurati quando segna il cavolo combinato. Però stai senza maglia, non c'era la maglietta. No, se no Elena se la vuole mettere. Allora ragazzi, un'altra cosa volevo dirvi, che se ci fate caso, nell'immagine iniziale del mio profilo, insomma del canale YouTube, non ho una data precisa di stabilita, prestabilita dell'uscita dei video. Cioè, so come dirvi, ma io non riesco a prendermi questo impegno. Cioè, io li pubblico quando riesco. Comunque almeno quei 2-3 video a settimana sono assicurati. Anzi, quest'estate sto facendo anche un video al giorno, se ci state facendo caso, al massimo ogni 2 giorni. Diciamo che in inverno non vi assicuro questa frequenza, perché appunto l'inverno lavoro anche io. Però comunque almeno un paio di video a settimana ve li assicuro. Sì, do l'acqua. E quindi non so, se volete un giorno prestabilito, io cercherò di prendermi questo impegno. Ecco Elena. E ve lo metterò nel giorno che voi, diciamo, che volete voi, che voglio io, che riesco io. Altrimenti, se vi accontentate di trovare un video a sorpresa ogni volta che io riesco, rimaniamo così, che per me è meglio. Non riesco, ho paura di prendermi un impegno che poi non riesco a mantenere. Magari, che ne so, invece di pubblicare il giovedì riesco il mercoledì sera o il venerdì. Quindi io preferisco così. Voi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Nel frattempo Elena ha finito tutta la pasta, è stata bravissima. Guardate qua, sta bevendo il tè. È stata veramente bravissima, ha mangiato tutto, meno male. Allora, Elena ha una passione proprio smisurata per il tè al limone. Guardate questa bottiglietta, questo è tè zero, non ci fate caso alla bottiglietta, io gliela riempio con quello zero, detenato, ovviamente, perché ne beve veramente tanto. E ieri ha scoperto anche la passione per la granita. Ieri cosa abbiamo preso ieri al mare, là? La granita. La granita al limone. Lo so, ti è piaciuta, te la sei mangiata tutta tu. Praticamente oggi la riprendiamo. Allora ne abbiamo presa, esatto, l'abbiamo presa una. No, adesso non piace la granita.
Ne abbiamo preso una limone per me e per al nonna. Limone. Però se l'è rubata Elena. Rubata e ne abbiamo presa una al cocco per mia sorella. Ma praticamente se l'è presa, se l'è mangiata, se l'è bevuta tutta Cristian. Se l'è mangiata tutta Cristian. Da noi passa il grattachecaro. È un signore che appunto fa le grattachecche oggi al mare, vi facciamo vedere. Vabbè, insomma, vediamo che Elena ha finito il suo piatto di pasta e in diretta finisce. Dai, corri, corri, che è finita. Fai vedere come finisci la tua pasta. Si attacca sempre a sto te. Dai, è finita. Dai, non ne vuoi più. È finita, dai. Fai vedere a tutti come mangi l'ultima. Dai, è l'ultima. No, Elena quando dice no è no. Vabbè, dai, hai mangiato un bel piattino. Piadina, pomodori, formaggio. Allora, abbiamo mangiato. Vi mostro una cosa di cui noi andiamo veramente matti, cioè questo, ma è la prima volta che lo compro, perché solitamente le altre delle altre marche è duro. Sarebbe il mais croccante, questo qua. Ma questo è la prima volta che lo compro, buonissimo. Sono dei chicchetti di mais, vi faccio vedere, aspettate. Vi faccio vedere. Allora, guardate. Allora, solitamente lo prendo all'Eurospin, ma è duro. Il Conad anche è duro. Questo anche l'ho trovato al Conad, ma non è del marchio Conad. Non lo so, questo friante. Non lo so di che marca è. Euro Company. Non so. Comunque l'ho trovato nello scaffale dove ci sono le mandorle che io compro. E sono dei chicchetti di mais tostati. Ma, allora, solitamente sono duri. Anche se noi ne andiamo comunque matti uguale. Ma questi sono morbidi. Cioè sono croccanti ma morbidi. Non so come spiegarvi. Cioè non ti rompi i denti quando li mangi. E anche Elena è pazza di questi chicchetti di mais. Quindi dopo pranzo insomma sgranocchiamo un po' di questi. E vi faccio un piccolo ASMR. Guardate allora. Sentite. Cioè croccanti ma io riesco a masticarlo bene. Solitamente invece l'altra qualità che io compro devo stare là piano piano perché sennò mi parte il dente. Invece al contrariamente questi sono veramente molto buoni. Quindi dopo pranzo qualcosa sgranocchio io. Oh, questo. Ah, guardate Elena con la maglietta dell'Inter, l'ha rubata al fratello. Guardate il toro. Fa il toro, sarebbe il segno di Lautaro. Allora devo comprarne una anche a lei di maglietta piccolina, devo vedere su Amazon. Ah, senti Elena, sentite il mais, chi è che se lo mangia? La gallina. E mangiamo il mais come la gallina? Vai, becchiamo becchiamo il mais. Vedete, pure Elena lo mangia bene, per quanto è, cioè, croccante ma è morbido. Non so come spiegare, cioè si riesce a masticare bene. Allora, ho pulito anche la cucina, ho caricato la lavastoviglie. Vi dico la verità, siccome erano tanti piatti, l'ho caricata, quindi laverà adesso lei. Tanto comunque vado a risparmiare in bolletta se io faccio la lavastoviglie al posto di lavare i piatti a mano, perché consumo più acqua, ho notato. E poi volevo farvi vedere questi pomodori. Guardate qua, sono passati 5 giorni, non hanno fatto una piega, sono ancora come appena colti, quindi conservati in questo modo ho notato che si mantengono. Quindi non so se volete prendere spunto, perché in frigorifero si rovinano subito. Quindi io li metto così e ho notato che comunque si mantengono più a lungo. Anche 2 settimane, 3 settimane secondo me durano. Vabbè, vi farò sapere. A me è quasi una settimana e a parte questo, il resto è tutto intatto, come appena colto. Inoltre, non so se voi lo fate, ma oltre la Tabs, dato che c'è molto sugo, quindi è molto sporca questa lavastoviglie, io vado a fare anche questo lavoro qua. Un secondo che prendo... Ecco qua. Ho quest'ace mousse, quindi vado a fare un attimo questo lavoretto qua. Ci metto giusto una spruzzata anche qua, piace, e poi avvio il lavaggio. Io uso il lavaggio eco, mi trovo bene, ovviamente non 3 ore e 30, faccio 1 ora e 10, mi trovo veramente bene. Però ecco, vado ad aggiungere sempre un po' di questa,
e non è mai successo niente perché ce l'ho da 6 anni questa, 6 anni questa lavastoviglie, e no scusate, l'ho presa nel, no sì, 7 anni, 2017, quindi 6 anni, in 6 anni non è mai successo niente. Non so voi, ma io non uso il brillantante, ho paura perché ho letto diversi articoli in cui dicevano che il brillantante è cancerogeno, perché appunto non si sciacqua, rimane attaccato sui piatti, quindi io non uso brillantante, preferisco, ecco, asciugarli i piatti, vi dico la verità, anche se comunque sia una volta finita la lavastoviglie la apro, la lascio stare una mezz'oretta e comunque sono escono asciutti i piatti. Guardate che bella Arietta che tira, guardate, si muove tutto, ah, si sta benissimo, meno male. E niente, quindi benvenuto agosto con questa bella Arietta, speriamo che tutto il mese sia così, anche se dubito, però vabbè. E niente, quindi adesso mi vado a riposare un po' e dopo scendiamo al mare. Ragazzi, un altro prodotto di cui io non ne faccio proprio a meno è questo, è Rio Casa Mia. Allora, questo con sapone ed alcol ci lavo prettamente a terra, ma vi dico che se igienizzate le superfici, per esempio io ci faccio a volte anche la cucina, il frigo, insomma, lascia un profumo veramente buono, a lungo e igienizza, è vero, perché comunque sì, ho notato che le macchie a terra le leva subito, infatti uso sempre questo io. Questo qua con sapone ed alcol della linea Rio Casa Mia. A volte prendo anche quello ammoniaca, però ho notato che mi trovo meglio con questo, qua, perché appunto vedo che pulisce di più, e poi l'ammoniaca c'ha quell'odore, per me puzza. Quindi comunque ho trovato un giusto compromesso. Questo lo compro sempre al sapone e alcol. Veramente le superfici, anche le mattonelle, ci passo nel bagno, per esempio anche gli schizzi della doccia, dell'acqua della doccia, leva tutto, no, mi trovo veramente bene, quindi ve lo consiglio, ma sicuramente lo userete già, perché appunto lo smacchiatore, tutte voi che mi avete scritto, già appunto lo state usando. Io per esempio non avevo mai, cioè ne ho collaudati tanti di smacchiatori. Ho buttato soldi anche nel Vanish, che a mio avviso non vale proprio niente, cioè perlomeno la mia esperienza è stata negativa, però ecco, con quello smacchiatore, a saperlo che voi già lo usavate, chiedevo, la prossima volta che ho bisogno di qualche consiglio chiedo, così voi nei commenti scrivete. Dalla mia postazione a letto vi lascio, vi saluto, vi bacio, vi abbraccio, mi raccomando, datemi una mano, condividete il video se vi va, e se tu sei nuova e non sei iscritta, se ti va iscriviti, è un piccolo gesto però per me vuol dire tanto, e grazie a tutte e vi abbraccio, ciao!